me your name. Frank Bilotta. And where were you born? In Italy. In Italia. Dove? Philadelphia. Philadelphia. Sì? Calabria. Calabria? Oh, I've been heard of that before. Nonno Franco was born in Philadelphia, province of Vibo Valentia in Calabria. Davide, sì, mi ricordo everything. Vuoi mettere vino bianco, Gian? Eh? Vuoi mettere il bianco? Vino bianco, yeah. E dopo il vino ce lo devo mettere quando mi metto sopra, no? Voglio che non vorrebbero perché sono preoccupati, ma è meglio che lavarle. Asciugano quando li metto dentro il piatto. And what year did you come to Australia? When I came to Australia? I came to see my wife. She I'm gonna come here for meet for my wife. Oh, she was here first? No, essa came first. Oh, wow. After I came, io sono venuto dopo. Sì. E sono venuto a casa e sono sposato con mia moglie. E qual anno? Nel 67, il 31 dicembre 67. 68 mi sono sposato. Oh, well. E dopo, io mi sono sposato, dopo sono venuto qua, dopo due mesi, giorno 11 febbraio, siamo sposati. E, sì, e dopo abbiamo cominciato a lavorare e è cominciata la mia storia. Allora sei venuto solo? Sì, è solo, adesso c'ho i nipoti e nessuno della famiglia mia non c'è nessuno. Sono qua in Italia? In Italia solo mi è rimasto mio fratello ed ero 4 anni prima di me. L'altro mio fratello è morto, mia sorella è morta, papà è morto nel 2004. Mia mamma mi ha lasciato a 9 mesi a me e non l'ho visto per niente. He starts by boiling the spaghetti while the oil is heating up in a separate pan to cook the fish. Hai fatto tu? Yeah. No, la bottiglia no. No, il vino. Il vino, il vino. Questo cos'è? Prezzemolo, aglio e limone. Franco buys a marinara mix, which includes mussels, calamari, pieces of fish, octopus. Allora ogni venerdì? Ogni venerdì, ma io mi mangio tutti i pronti e faccio 2 volte a settimana. No, non ti preoccupare. Sì, quando non siamo a casa. He likes to add in extra clams and prawns. Quanto tempo ci vuole? Questo ci vuole un minimo di un quarto d'ora buono, perché c'è troppo. Se la pentola era più grande, sì. Allora si faceva più piccolo. Ed è meno pure invece, l'ho preso troppo. Pensate, dico, c'è un vaso, ma non ci va tempo di 10 minuti di più. That's all right. Did anyone teach you how to make this, or you just... Io quando ero giovane mi toccava sempre cucinare, sì? Sì, sempre, e cucinava di più, ma dopo ho lasciato. In Italia? In Italia, io quando c'era io e mia nonna, perché mio fratello e papà andavano a lavorare, io ero più piccolo, sì. E dovevo aiutare lei a cucinare. Poi sono stato in Germania 4 anni, e là erano 4 uomini, io invece faccio sugo e preparavo e l'altro lavoravo nei piatti. Wow. Perché non erano capace nessuno a fare sì. Cose. Ma quando sono venuto qua stesso mi ha toccato a lavorare lo stesso. Perché lei non era tante, poi andava a lavorare. Quando io arrivava io mi mettevo e facevo il sugo, cucinava. Ah, good. Ah, l'ho fatto, la vita quindi, si è fatta dura per sì. Tutti. Non è come adesso, sì. Perché io sono arrivato qua con la valigetta, non è arrivato qui. Solo una valigia. Ma ci sono altri uomini che non sanno cucinare neanche.
bravo. Tanti uomini non mi... Ma nuovo. Ma non è bravo. Non meno caffè, sono pure mangiare la magrezza a fare. Io caffè è tutto, mi ma io fatto se, faccio delle... Però quando c'è la moglie deve fare anche lei, no? Sì. While we wait for the pasta to cook, Franco takes me outside for a tour of his garage. Vedi? Ah! Ti conosci chi sono questi? Queste pancetta! Bravo! Ah! Questo c'è... Vuoi accendere la luce? No, si vede bene. Questo. Sì. E... How long does this have to stay for? Io questo le lascio di 3-4 giorni sotto sale. Sì. E sotto peperoncino, pepe pistata. Sale e peperoncino? Sì, non metto altro niente. Questo è proprio naturale, tipo... No, no. Oh, wow, oh my God! Perché ieri era piovuto. Sì. E allora si intorno a un scioffici. Allora l'ho messo là, vedi? Così, cioè quelle due, e così faccio le pancette. Queste sono le pancette pure. Sì. Uno e due. E queste sono capicola, eh? Non capicola, è una coppa. Coppa? Yeah. La, il capicola è quello da inciotto. Quello è proprio il filetto. Oh, wow. E questo è pieno di tutti e due di vino. Sì. Domani, dopodomani, devo traversarlo e metterlo a Damigiano. Ah, già? Ah, oh, già. Io, cioè, è due mesi che l'ho fatto. Ah, io l'ho fatto il 6 di marzo. Ho fatto il vino. Mm. Prima faceva le botti. Dopo ho comprato questi, c'era 30 anni che io ho comprato questi. E quando lo faccio, lo metto qua, faccio fermentare dentro là. Poi dopo... lo tiro via, lo metto dentro il torque e dopo io ritorno un'altra volta là. E due mesi, 45 giorni, io lo travaso e lo metto dentro e damaggiato. Questo oggi ho provato, questa è una... Poi la bottiglia non si vede, ma no. Quando mettiamo troppo bicchiere lo fai, no? Sì. C'è troppo... Se il tempo era buono, domani, dopodomani devo attraversarlo e metto... perché è già pulito. Non è sale, questo è un berbescio. Ah! Un po' di stato di stato di ok, l'hai fatto tu? Sì, yeah. Ammazzano io, la pianta la fa. Non la pianta un po'. Quando fai cose in fretta.